Ma salve bellissimi, come state? Spero tutto bene, siamo tornati su Brawl Stars e non ci ho capito niente che è successo, si è buggato tutto, il cammino trofei, molti hanno avuto due volte il cammino trofei, lo hanno riscosso, quindi la Supercell per scusarsi ha messo nello shop tutta sta roba per tutti, infiniti crediti, fama tutta sballata, cose stranissime. Io vi chiedo in cambio solamente un like, è gratis, come a questo punto Chester, dando 1100 crediti a tutti quanti, l'hanno sbloccato tutti, bene. 10.000 like per altre live e contenuti video di Brawl Stars. Iscrivetevi, campanella. Ricordatevi, alla fine dello shop c'è il codice Grax. Lo potete inserire, mi raccomando, fatelo prima degli acquisti. Detto questo, una marea de pin gratis. Non lo so, regà, cioè il negozio di Brawl Stars sta diventando criptico. C'è sta talmente tanta roba. Boh, vabbè, prendiamo pure i raddoppi a gettoni. Quello che interessa a me sono le monete, i punti energia, le monete, 4.000 non so poche, i punti energia e 1.100 crediti che andranno tutti quanti su Chester, ma non riesco a sbloccarlo. Due piccioni con una fava, ci shoppiamo il pass 169 gemme. Con cui poi, un attimo, in realtà potrei metterci 54 gemme per finire, poco ci interessa. Poi andremo a prendere tutte quante, buona parte delle ricompense top, quelle sopra del pass. Avremo i crediti necessari e ci buttiamo su Chester, lo sblocchiamo e lo testiamo. Non salto le soglie, 169 gemme, Grax torna a shoppare il pass di Brawl. Con questa qualità video, mi raccomando, droppate un like, iscrivetevi. C'è pure il pacchetto. Intanto Penny ci piace, non si butta niente. È vero che non c'è sta più l'effetto sorpresa, cioè ci prendiamo punti energia, che tra l'altro mi servono un botto per andare a potenziare tutti quanti i nuovi brawler. Chester a quanto sta? Manca veramente pochissimo. Ci riesco a sbloccarlo? Spero di sì, non ho fatto i conti, ma credo di yes. Dedicherò un video al pacchetto, perché sapete che Grax finì la collezione delle pin, che era lontano 2021, poi si fermò. Quello deve essere un video dedicato, cioè proprio il cuore sta nei pacchetti di reazione. Punti energia, vai con altri crediti, siamo vicinissimi, 1790. Bene sto pass opening, 45 crediti, ne mancano altri due, mi sembra, perché questi sono tutti quanti da 45. Comunque vi sto facendo vedere che il pass è praticamente importantissimo, è la shoppata per eccellenza, è troppo importante. Let's go con i graffiti, tutta roba esclusiva, dagli eco punti energia, ultimi crediti e poi mi fermo a 23 perché botta di chiappe. Abbiamo, ah, ma lo sblocca così diretto, cioè neanche ti dà la possibilità di sceglierlo. Chester per il Grax, nuovo brawler leggendario. Vedevo di, sono sincero, ai tempi quando si trovava un brawler leggendario spaccavamo tutto. Grax correva con la felpa gialla, non so se ve lo ricordate. Ci fermiamo con il pass, devo arrivare alla soglia numero 30, ci arriverò con un video, non vi preoccupate, testeremo pure Buster. Se vado un attimo sulla rotta delle star, ci sta solo la fama. Ah, ma fermi ragazzi, in automatico i crediti in eccesso vanno nella fama, quindi non si possono accumulare. I nuovi brawler saranno tutti quanti da fare, questo non lo sapevo, pensavo fosse opzionale. E invece no, l'hanno fatto apposta, così nessuno si accumula tanti crediti e poi quando escono i brawler li sbloccano instant, viene tutto messo nella fama. Odys e Sam con calma, lì andremo a sbloccare, ho 170 crediti. Vado al volo nel negozio, mi ridanno le gemme perché ho shoppato il pass e si gode dagli Grax. Cosa che vi chiedo, il gas lo shop oppure no? Ci sto pensando. Buoni tutti, prendo tutta questa robetta, sarà un video abbastanza interessante. Voglio testare Chester, Ando sta qua sotto a livello 1, lo proviamo instant in solo. Poi dopo eventualmente lo potenziamo, potenziamo anche altra roba, rimanete sul pezzo, se parte. La cosa bella del pass è che adesso ho sbloccato pure le missioni del pass, di conseguenza le posso fare tutte quante, mi porta avanti di un bel po'. Comunque il Grax con la qualità nuova, che ne pensate, vi piace? Primo colpo è singolo, il secondo su due, il terzo su tre, ma i danni sono gli stessi? No, perché così è doppio danno, di là è triplo danno, ma poi aumenta... Ma questa era la mappa, ragazzi, nel dubbio, guarda in alto a destra, non so se ve lo ricordate. Bellissima questa mappa, grossi ricordi. Vi devo dire, particolare la situazione, eh? Fa comunque un bel po' di damage, ma diciamo non incredibile. Let's go, poi voi fatemi sapere se è un brawler OP, se lo state giocando, se è rotto. C'ho 4 power up, faccio subito, aia. Quella Jessie è abbastanza interessante, 1.800 per lei, 1.800 per lei. Beh, diciamo che l'ultimo colpo è abbastanza tosto, se te prende con tutte e tre non lo racconta. Forse conviene... No, no, raga, mi sono sbagliato, che ho fatto?
Che sta succede? Questa che ulti è? Ah, te lo dice, te lo spoiler, era la ulti del cuoricino, quindi curetta per il Grax. Forse è meglio tenersi sempre, tipo sparare il colpo, avere sempre come primo colpo quello da 3 o quello da 2. Un attimo, perché Rosa mi sta a pushare, c'è sta pure Jackie, doppio tank. Me ne vado, ho messo un brawler che non è che sia la cosa migliore del mondo in dismappa. Quindi di spoiler alla ulti è carina. E poi il terzo colpo te dico fermate, guarda che botte che gli arrivano. Jackie, 1000, fermate lì, 40 di vita. Ma come sei? Sei recuperata la life. Ero già pronto per festeggiare. Vieni qua Jackie, vieni qua. Ah, il bombone si può... Ah no, quella è la puzza. La puzza si può indirizzare. Buono per Chester. Sto facendo pure danni. Bene, ci portiamo avanti con le missioni. Adesso è quel momento di potenziarlo. E neanche poco, perché tanto c'ho un botto di punti energia e c'ho anche un sacco di monete. Riesco a farlo. Scusate, scusate, ve l'ho maxato così. No, fermi, perché si può potenziare ulteriormente. Ho sprecato tutti i punti energia, sono un pollastro. Vabbè, l'ho fatto per voi, l'ho portato a livello 10 per il content. Era meglio distribuire gli altri punti energia su quelli un pochino più bassi, no? Grax, che beh, combina. Comunque, livello 5, li portiamo tutti a livello 5 e siamo tutti molto contenti. Gas l'abbiamo, questo a livello 4. Ci buttiamo 80 coins, 80 punti energia e non posso più potenziare nessuno. Andiamo con un brawler di livello 10. Di un certo livello. Vediamo adesso quanto fa de colpo. 1000. Il primo colpo è buono. Certo, il terzo colpo fa male. Oh, è il terzo colpo. Ti devo dire che si sente. Un conto livello 1, un conto livello 10. Beh, insomma, i danni ci stanno. Buoni. Grazie. Qui abbiamo la ulti del danno, che dovrebbe essere la prima ulti che potrei andare a tirare in... Porca paletta, c'era una Jackie, per fortuna è bot. Ammazza i danni che fanno. No, buoni ragazzi, buoni. Er Grax che ha capito male come funziona. Questo è un buonissimo. Ho tirato la curetta su Grax. È un buonissimo brawler, se potenziato può veramente funzionare. Ferma delle Giovanni. Te tiro un po' dei colpi. C'ho 5 power up, questo mi push. Funziona, mi piace. Ho la possibilità di potenziarlo ulteriormente? No, perché per potenziarlo a livello 10, a livello max, devo mettercene 1400. Voglia ragazzi accumulare punti, voglia pass. Tra l'altro devo fare tutti quanti i brawler, tutti a livello 10, più tutto a livello 11, più sbloccare tutte le... È infinito Bro Stars, il gioco più difficile di Supercella. Un attimo che qui posso fare la missione e la finiamo andando a giocare magari qualcosa su cui possiamo valorizzarlo, tipo a Raffa Gem, molto clean. Vediamo se in team worka come Enrico. Secondo me potrebbe workare. Il GX Grax c'è. Abbiamo l'ambientazione natalizia. Colpettini alla Shelly. Cavolo, raga, che danni che fa. Belli potenti. Il primo colpo un po' particolare, il secondo colpo fa male perché t'acchiappa sicuro, capito, con una boccia. C'hai un range d'attacco molto, 2000 di danno, molto più ampio. Ci può stare, ci può stare. Occhio a marmellata lì. Gli ho tirato un 2000 per supportarla. La curetta è solo personale, non può essere data a qualcun altro. Occhio alla faccina triste. Mi sa che gli tocca essere triste perché c'è un Grax con Chester, il leggendario, che è letteralmente OP. Fermati il primo, non te muove. Colpetti su Shelly, colpetti su Shelly. Bene, utilizzo la ulti. È la puzzetta che rende pure velenosi, mi sembra. Si va ad avvelenare l'avversario come su Pokémon. Poi serve l'antidoto. Oh, la ulti del rallentamento. Quanto dura? Comunque carinissimo il fatto che cadono dei cristalli che praticamente non fanno muovere l'avversario. Colpo potentissimo, ammazzato il Brock. Fatemi caricare la ulti, voglio vedere quella che impuzzolisce tutto. C'ho 12 secondi, i danni ci stanno. La puzzetta ce l'abbiamo. Vado un attimo sul Brock, lo vado ad impuzzolire. 400 di danno. Un brawler che ci sta, un brawler che ci sta. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io l'ho testato, l'ho sbloccato. Ci mancano solo i cromatici, li sbloccheremo. Buoni quei 200 punti. Mi mancano poche missioni per irittare anche il piccolo Buster. Siamo lì. In realtà una missione sola. Sarà il prossimo video? Chi lo sa. Non mi ricordo se l'ho detto. Like, iscrizione, campanella e codice Grax alla fine dello shop. Nel dubbio lo ripeto. Bacioni, ciao belli, ciao ciao.